Buongiorno, stiamo parlando del caso di un soggetto di sesso maschile di anni 65 circa, quindi relativamente giovane, che ha una patologia iniziata con una displasia dell'anca di sinistra ed evoluta purtroppo in una grave forma di artrosi. Vedete qui la testa completamente deformata e con delle cavità geodiche al suo interno, e che ormai non ha più possibilità di essere trattata in maniera non cruenta. L'indicazione ormai è un'indicazione assolutamente necessaria per una protesi di anca. Protesi di anca che, essendo appunto un soggetto giovane, può essere fatta con una tecnica mini-invasiva, quindi incisione piuttosto piccola, e con una protesi corta di piccole dimensioni con risparmio dell'osso. Intervento, diciamo, che fatto in mani con esperienza è relativamente tranquillo, abbastanza facile da fare, l'osso mi sembra buono, quindi non dovremmo avere necessità di impianti particolarmente invasivi e si può sicuramente risolvere con una buona soddisfazione del paziente con una protesi di piccole dimensioni, protesi mini-invasive.